Buonasera a tutti e bentornati su Start TV. Avete mai pensato che giovani under 20 possono essere dei potenziali franchisi per il tuo marchio? Beh, noi ne abbiamo avuto conferma partecipando a Job Orienta, il salone nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione ed il lavoro, dove abbiamo avuto modo di incontrare giovani che si approcciavano per la prima volta al mondo del franchising e che volevano sceglierlo o come possibilità per esprimere la propria vocazione imprenditoriale o come piano B per l'ingresso nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda invece le notizie della settimana, possiamo sicuramente concentrarci sul fatto che la pizza diventa patrimonio dell'UNESCO, quindi l'arte del pizzaiolo napoletano di fare la pizza in un determinato modo, con determinate tecniche e con alcuni prodotti in particolare, viene riconosciuta a livello mondiale. Franco Manna, infatti fondatore del marchio Rosso Pomodoro, nonché uno dei principali promotori di questo tipo di riconoscimento, ci ha spiegato come solo in questo modo avremo la possibilità di assaggiare la vera pizza napoletana non solo a Napoli, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Per quanto riguarda invece i trend e le novità della settimana, avrai avuto modo di leggere che Jovanotti, per lanciare il suo nuovo album, ha allestito un vero e proprio palcoscenico, ossia il Jova Pop Shop, all'interno di una delle piazze più all'avanguardia di Milano, dove c'era un vero e proprio temporary store e dove era possibile acquistare gadget, fare shopping di musica, incontrare personaggi di spicco, nonché personaggi del mondo letterario, dove è stato allestito un vero e proprio live set e dove c'era la possibilità di, perché no, acquisire anche un autografo del mitico Lorenzo Jovanotti. Inoltre, la scorsa settimana noi di Start Franchising abbiamo partecipato a Smau Napoli, quindi il salone per eccellenza dell'innovazione, e abbiamo avuto modo di raccogliere a questo proposito interviste e approfondimenti che vedrete prossimamente sui nostri canali. Per oggi abbiamo terminato, mi raccomando però continua a seguirci ogni lunedì con Start TV sulla nostra pagina Facebook, e se non hai ancora scaricato la rivista Start Franchising vai sul nostro portale start-franchising.it e clicca su scarica rivista. A presto!